Ciao a tutti, sono Debbie e oggi vorrei parlarvi del Primo Re, il nuovo film di Matteo Rovere in uscita nelle sale italiane in questi giorni e che tratta della storia di Romolo e Remo che secondo la tradizione avrebbero fondato la città di Roma. Prima di addentrarci nella recensione senza spoiler, vorrei velocemente ricordarvi che se siete amanti del cinema, nella descrizione qui sotto troverete il link a Pampling dove potete trovare tantissime maglie, borse, scarpe, caramelle, poster e molto molto altro a tema, proprio come la maglietta che sto indossando oggi, tutto scontato con il codice che troverete sempre nella descrizione. Dunque, tornando al film, il Primo Re narra la storia di Roma prima che ci fosse Roma, quando Romolo e Remo erano soltanto dei pastori trascinati per le campagne da un'enorme esondazione del fiume Tevere. Questo avvenimento che apre il film segna l'inizio di un epico viaggio per i due fratelli, un viaggio di sopravvivenza, in cui ogni passo è segnato da lotte con le tribù circostanti, animali selvatici, le intemperie, tutto con costante osservazione del volere delle divinità da loro adorate. Il Primo Re è un film del tutto fenomenale, è favoloso da diversi punti di vista e ne consiglio assolutamente la visione anche se non siete amanti del genere storico, perché come vedrete in questa recensione non è il classico film di genere storico che vi aspettereste. Il film tratta di una storia epica, di mitologia. Adesso nel XXI secolo siamo consapevoli di quel che è stato l'impero romano, ma nel 700 avanti Cristo le basi di quell'impero erano fangose paludi calpestate da uomini inermi, disarmati, che lottavano per la loro sopravvivenza giorno e notte. Il film mostra proprio le crude condizioni di pastori, contadini, schiavi, nudi, sporchi, affamati, con riprese crude, viscerali, dirette, a volte molto molto forti. Ma da questa premessa il film poi non costruisce questa epica nascita di Roma da due fratelli visti come supereroi senza macchia. Al contrario, la trama copre le tematiche dell'egoismo, di come il minimo assaggio di potere spesso sfortunatamente si trasformi in avidità, in senso di superiorità sugli altri. Questo non è un film di Roma sopra tutti. Roma non esisteva neanche ai tempi rappresentati dal film. È piuttosto un cosa è costato ai personaggi arrivare a Roma, fino a che punto si spinge la brutalità dell'uomo. A questo punto probabilmente volete chiedermi: ma Debbie, non è noioso questo film? La risposta breve sarebbe no, non lo è. La risposta lunga è che non è un film di John Wick, ma non è neanche un episodio di Ulisse, il piacere della scoperta. Ovviamente narra un pezzo di storia e mitologia, ma non è noioso. Al contrario, è una trama molto molto dinamica. I personaggi vivono nell'Italia di 3000 anni fa, ma si finiscono in avventure che diventano coinvolgenti da vedere anche per uno spettatore nel XXI secolo. Fidatevi che dopo il terzo femore spezzato al contrario e maledizione della sacerdotessa, diventa tutt'altro che noioso. A trasmettere tutte queste emozioni in maniera così forte è stata un'interpretazione magistrale dei personaggi da parte del cast. Ci sono tre soggetti principali che mi sono piaciuti molto: Romolo e Remo, interpretati da Alessio Lapice e Alessandro Borghi, e poi una sacerdotessa, la sacerdotessa di prima, la cui storia si intreccia con quella dei gemelli e che è stata interpretata da Tania Garriba. Questi protagonisti sono stati impersonati con un'incredibile carica emotiva. La loro recitazione era convincente, coinvolgente, al punto da farci scendere qualche lacrima in diverse scene e far tremare di paura in altre. Tania Garriba, l'attrice che ci ha presentato il personaggio della sacerdotessa, non è un'interprete particolarmente conosciuta, ma mi ha veramente incuriosita e sarei interessata a vedere altri suoi ruoli. Più conosciuto è Alessio Lapice, presente anche nella serie Gomorra, e ancora più celebre è Alessandro Borghi, che abbiamo visto proprio di recente nel 2018 nel film sul caso Stefano Cucchi e Sulla mia pelle, in cui Borghi aveva decisamente un aspetto e un ruolo diversi. È sorprendente proprio il cambio di interpretazione dei personaggi sempre mantenendo un ruolo convincente. La versatilità è un ottimo segno per un attore. Poi, al contrario di tanti altri film in cui ai personaggi secondari viene data meno importanza e quindi di conseguenza anche minore carica emotiva, nel Primo Re quasi tutti i soggetti con cui interagiscono i protagonisti ci lasciano una forte impressione, sia positiva che negativa. Ci ritroviamo a essere furiosi oppure a piangere per personaggi a cui abbiamo sentito dire due frasi o che vediamo per meno di un minuto sullo schermo. Forse questa scelta è stata mantenuta
per mostrare proprio le origini umili di Roma. Come dicevo prima, non un'epica impresa di due fratelli supereroi. La storia e l'interpretazione dei personaggi sono state contornate da una maestosa rappresentazione della natura, che è l'unico elemento non umano con cui i personaggi interagiscono. Una natura che dà conforto, che dà la vita, ma che è anche un ostacolo, può essere molto pericolosa. Da questo punto di vista mi ricorda molto The Revenant di Iñárritu, con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter e molti altri uomini lasciati all'arbitrio della natura e delle loro emozioni. Gli effetti speciali sono serviti proprio a mantenere questa idea di natura da riverire, ma anche da temere. Se devo essere sincera, temevo un po' per gli effetti speciali. Ed invece, escludendo qualche piccolissimo dettaglio, sono stata piacevolmente sorpresa per tutta la durata del film. Purtroppo, quello che proprio non capisco invece è stata la strategia di marketing fatta per la promozione di questo film. Il trailer è stato a malapena visto online, è uscito poco prima del film. Gli aggiornamenti si trovavano solo sulla pagina Facebook e al giorno d'oggi, in cui social media, YouTube, sono delle piattaforme su cui ci si può fare una grandissima pubblicità, ma che sono anche saturi di contenuto ed in cui basta pochissimo per scivolare dietro un altro pezzo grosso, è stata una scelta rischiosissima. Credo che il team abbia voluto lasciare il mistero fino all'ultimo, dopo tutto anche nel trailer non c'è neanche una parola parlata. Questo tipo di sorpresa generalmente funziona molto bene solo se si è sicuri che il materiale girerà in fretta fra i potenziali spettatori. Ad esempio, il più recente episodio di Black Mirror è stato pubblicizzato agli spettatori il giorno prima che uscisse, ma da Netflix, una piattaforma che ha 140 milioni di utenti paganti. Per un film come Il Primo Re, che avrà avuto un budget non irrilevante, forse sarebbe stato più sicuro coprirsi con un po' più di pubblicità, perché non è un blockbuster come Aquaman, ma non è neanche un film del tutto storico che potrebbe non piacere. Ma effettivamente ne sto parlando da persona totalmente esterna al settore, tra l'altro il primo giorno in cui è uscito il film, quindi se devo essere sincera non me ne intendo così tanto. Però voglio dire, avete presente La Befana viene di notte? Ecco, già quello è stato pubblicizzato tantissimo e potete ben capire che la produzione, il concetto, il retaggio culturale è ben diverso. E voi avete visto Il Primo Re? Andrete a vederlo? Cosa vi aspettate da questo film? Fatemi sapere tutto con un commento qui sotto. Spero vi sia piaciuto questo video. Se così fosse, ricordatevi di iscrivervi e ci vediamo presto. Ciao!